Dalla panchina le alternative vincenti. Di grazia dalla scossa, Cristian Ventola decide al minuto 91. Mantova indomito, soprattutto organizzato, malgrado le due categorie di differenza. Finisce 3-2, luci e ombre, assolutamente comprensibile. Tra le prime la regia di Luca Palmiero, massimo due tocchi e giocata in verticale. Tumminello, Busellato, appunto Di Grazia e Ventola. Da rivedere la difesa. In attacco invece da esterno Brunori, sembra un pesce fuor d'acqua. Zauri. Un esterno atipico, no? Non gli chiediamo di stare largo ma di venire sotto la punta, di fare la seconda punta quando la palla va di là, per cui è un giocatore che è arrivato da poco rispetto agli altri e si sta inserendo, ma ha un atteggiamento assolutamente positivo e da elogiare. Di buono c'è che si prova a giocare, si provano alcune situazioni che i ragazzi sanno fare perché hanno qualità. È chiaro che le gambe, la testa e un po' tutte le cose non sempre ti fanno fare la scelta giusta, quindi veramente alcune scelte oggi le abbiamo sbagliate. Ma sono modestamente abbastanza tranquillo, insomma, delle buone cose le ho viste. Il secondo gol mi è piaciuto meno, con 2-3 rimpalli, due gol chiaramente evitabili, sia il primo che il secondo, perché il secondo, al di là della stanchezza, eccetera, ma una squadra come noi non può prendere un gol a 2 minuti alla fine, 3 minuti alla fine, con leggerezza. Insomma, le vittorie danno sempre un po' di morale, quindi sicuramente siamo contenti. Non sono un pessimista di natura, quindi assolutamente, però è chiaro che ci sono delle cose da migliorare e non sono poche, assolutamente. La partita 4-3-3, rientra Fiorillo, neo capitano Memuscia e a centrocampo con Palmiero e Busellato, davanti Galano e Brunori a supporto di Tumminello. Speculare il sistema del Mantova, in attacco il tridente Scotto, Mascari, Guccione. Sembra tutto facile, dopo 12 minuti Adorni fuori tempo su Tumminello, Rapuano non ha dubbi, rigore che lo stesso centravanti trasforma spiazzando l'estremo virgiliano. 1-0, alla mezz'ora cross di Del Grosso, terzo tempo di Tumminello, raddoppio sfiorato. 39esimo, dalla bandierina Del Grosso, testa di Galano, Adorni respinge, poi Busellato dentro per Tumminello, Aldrovandi si oppone forse col braccio, l'arbitro lascia proseguire. A fine primo tempo problemi per Memuscei, rilevato da Ventola. Ripresa Mantova intraprendente, difesa biancazzurra alta, lancio di Scotto, squadra sbilanciata, Del Grosso in ritardo, Guccione entra in area e di giustizia in fila Fiorillo, 1-1. La reazione c'è, Palmiero calcia da fuori e sfiora il palo. Subito dopo, Tumminello, ispirato da Balzano, ignora Brunori e si divora questa super occasione. Di grazia per Brunori, di controbalzo, invito di Busellato, testa di Tumminello di pochissimo al lato. 34esimo, dall'ex Roma a Di grazia, sterzata in area e interno destro che sorprende Adorni. 2-1, nuovo vantaggio biancazzurro. 38esimo, Galano arma il mancino, il portiere ospite disinnesca. Minuto 44, doccia fredda, Scotto scarica per il neo entrato Tremolada che penetra troppo facilmente e batte Fiorillo, 2-2, supplementari tuttavia scongiurati da Cristian Ventola, perfettamente assistito da Di Grazia. Primo gol in maglia biancazzurra, una gioia enorme per il classe 97 prodotto del vivaio. Questo gol lo sognavo da anni, anche non lo so, sinceramente non ho parole, sono solo contento, voglio godermi questa serata al massimo. Alla mia ragazza che mi sopporta tutti i giorni, che sono bello pesante. Per me sarebbe veramente un orgoglio rimanere a Pescara, perché io sono pescarese e sarei il ragazzo più felice del mondo a poter giocare per la squadra della mia città. No, la domanda è questa, cosa dovresti fare ancora per convincere Zauri, i dirigenti? Penso, non so, io sto dando il massimo, poi quello che deciderà il mister e la società di tenermi o meno, io sono a disposizione al 100%. Spero che possa giocarmi una chance qua all'Adriatico, ne sarei molto contento.